Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Claudio Borghi, esponente politico della Lega, economista, che lo ricordiamo, si era candidato alle ultime elezioni politiche nel collegio uninominale di Siena, venendo però eletto nel collegio plurinominale di Toscana 2. E per parlare della situazione del Monte Paschi Siena. Allora, innanzitutto le volevo chiedere, onorevole, cosa pensa della situazione che si è venuta a creare, della rottura delle trattative tra Unicredit e diciamo, il governo. Allora, quali saranno le ripercussioni? Mi sembra di capire che manca una cifra consistente, che sono 3 miliardi. È una situazione che poteva scoppiare un mese fa, ma insomma, eravamo in piena campagna elettorale, non poteva succedere. Ma io sinceramente non vedo che mancano 3 miliardi, io vedo che ce ne sono 5 di troppo, mi verrebbe da dire. Il futuro del Monte dei Paschi era già stato delineato in modo abbastanza preciso, sia in sede di campagna elettorale, appunto l'ha ricordato quella Siena, sia in sede di contratto di governo, quello con il Movimento 5 Stelle, vale a dire far sì che il Monte Paschi ritorni quello che era e che poi l'ha fatto grande, vale a dire una banca a servizio del territorio, posseduta dallo Stato. Lo so che ci hanno fatto un lavaggio del cervello sul fatto che statale è brutto, ma per le banche non è così, perché alla fine dire io privatizzo la banca è sempre mi verrebbe da dire, una mistificazione, perché in ogni caso, se poi qualcosa andasse male, è sempre lo Stato che deve intervenire. Per cui voi capite bene che una banca privatizzata, no? Perché tutti dicono statale orribile e invece privato bellissimo, una banca privatizzata, essendo che è un soggetto vigilato, vale a dire che non può fare quello che vuole, significa che finché incassa profitti, questi vengono ripartiti fra i proprietari della banca e quindi anche con gli azionisti. Nel momento stesso in cui si ha un disastro, cioè tipo un buco, no? Come in questo caso, alla fine però deve pagare lo Stato perché non può permettersi che i correntisti, i risparmiatori che hanno comprato delle obbligazioni della banca siano azzerati. E ogni volta che hanno provato a fare delle porcherie, tipo per esempio provare a azzerare i soldi degli obbligazionisti subordinati, come è il caso di Etruria, si è capito che era un'ingiustizia. Non stiamo parlando di speculatori o similari, per cui lo Stato in ogni caso ci deve mettere dei soldi. Allora, tanto vale che si prenda direttamente la responsabilità, come è sempre stato e come è tuttora in tantissime banche in Europa, in Germania, in Olanda. Quindi non ci si deve spaventare. Noi abbiamo sempre detto che questa era la strada. Però ci si diceva no, l'Europa ci chiede di non farlo, l'Europa ci chiede di non farlo, ma l'Europa ci chiede tante cose che sono senza senso, si può anche dirgli di no. Ecco, quindi lei sarebbe favorevole anche a quello che ha detto adesso il sindaco di Siena, che si è rivolto a Draghi, Luigi De Mossi, che ha chiesto a Draghi di prolungare la permanenza dello Stato nella banca. Lei crede che dal Monte dei Paschi di Siena si potesse pensare anche a un terzo polo bancario? Ma assolutamente sì, ma al di là poi di parlare di aggregazioni, terzi poli o cose di questo tipo, se anche il Monte dei Paschi di Siena venisse utilizzato o fatto crescere come banca dei territori, sinceramente già i risultati non erano male. E poi i soldi che mancano per metterla, diciamo così, in bolla, sono un terzo rispetto a quelli che chiedeva l'Unicredit per poterla prendere, perché l'Unicredit legittimamente da parte sua voleva farci l'affarone. Certo. Ma ho capito, però non si capisce perché
ci sono delle regole che alla fine impongono a uno Stato di metterci una marea di soldi per farli avere a un privato invece che mettercene un terzo, farla stare in piedi, evitare che si chiudano una marea di filiali che per tanti paesi della Toscana sono l'unica possibilità di poter sopravvivere in modo dignitoso. Voi immaginate un paese disperso fra colline e similari dove l'unico sportello che esiste è quello del Monte dei Paschi. Se uno ragiona esclusivamente nell'ottica del profitto e non del servizio, questa filiale non ha ragione d'essere, no? E prende e chiude. E voi vi sembra normale che un paese, una cittadina o similari non possa prelevare contanti? Che deve fare, non so, in macchina 20 km, 30 km per trovare uno sportello bancomat anche solo banalmente aperto, o anche per fare una qualsiasi operazione normale che, tale per cui bisogna andare in banca. Io penso che bisogna fare un passo indietro, capire che la smaterializzazione di tutto, la moneta elettronica, non è che sono tutto, in banca si va anche per avere credito, in banca si va anche per avere un mutuo, e in una maniera o nell'altra direi che un'ottica di servizio in una terra così meravigliosa come la Toscana penso che possa portare profitti. Senta, volevo chiederle, lei quando ci si riferisce al Monte dei Paschi di Siena come a una banca legata al Partito Democratico, che cosa dice? Innanzitutto lei si era scontrato nel 2018 con Padoan in quel collegio uninominale, Padoan poi è salito ai vertici di Unicredit. È ingiusto fare un ragionamento di questo genere oppure crede che ci sia un fondo di verità? Non è che sia giusto o ingiusto, è nella storia, vale a dire il Monte dei Paschi di Siena, più antica banca del mondo, a un certo punto è stato distrutto da una gestione che era totalmente riferibile al Partito Democratico, con tutti i suoi antenati, no? PDS, DS, chiamateli come volete, ma per un motivo banale, il tipo di elezione della fondazione che a sua volta poi controllava la banca era dato dal territorio, quindi comune, regione, similari, che erano guarda caso tutti esponenti dello stesso partito, e non solo, insomma, le partite nazionali, no, che avevano visto poi la la banca acquistare con acquisizioni abbastanza scellerate, tipo la famosa Banca del Salento, no, e similari. Quelli derivano da imbeccate che arrivavano tutte internamente dal mondo della sinistra, insomma, questa è storia. D'Alema era dietro tutte queste manovre, ecco, e così, questo ce lo ricordano ancora adesso quelli che arrivano in audizione alla commissione d'inchiesta David Rossi in Parlamento, insomma, non sto raccontando niente di strano. Cioè, il Monte dei Paschi di Siena era la banca del Partito Democratico. Senta, un'ultima considerazione, come ne esce Unicredit da questa vicenda? E poi le volevo chiedere, noi abbiamo visto che il titolo del Monte Paschi di Siena stamattina è stato sospeso, però abbiamo visto altre banche correre in borsa come BPM e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Allora, come interpreta questi segnali della borsa e poi, insomma, ecco, Unicredit, diciamo, dopo questo fallimento si sente più sicura oppure è un fallimento anche di Unicredit nella trattativa con il governo? Allora, no, guarda, io ho lavorato in borsa per una vita,
Adesso passo sui commenti dei movimenti dei titoli in borsa, li lascio a quelli che facevano il mio lavoro prima. Ho delle mie idee, ovviamente me le tengo, ecco. Secondo me quello che è successo è stato piuttosto chiaro, insomma, c'era una trattativa che si pensava essere senza scelta da parte del governo, ma perché il governo si è messo in questa situazione? Noi da tempo avevamo detto che bisognava arrivare eventualmente a una trattativa da una posizione di forza. Se arrivi a una trattativa dicendo che devi assolutamente vendere entro un determinato giorno, allora questo non è una trattativa, è una svendita. E alla fine poi, quando c'è una svendita, qualcuno se ne approfitta, e forse diciamo che la richiesta era stata così esosa che a un certo punto persino quelli che si erano andati a ficcare dentro in questa situazione hanno alzato le mani dicendo: questa roba non possiamo oggettivamente avallarla. Così, cioè, insomma, mi verrebbe da dire che ogni tanto, quando si fanno queste cose, qualcuno potrebbe, insomma, ai miei tempi si parlava di dimissioni e così di questo tipo, non vanno più di moda, ma magari, non so, chiedere scusa, ammettere che si è sbagliato, ecco, perché dalla parte del tesoro, con una certa qual arroganza, è sempre stato considerato terreno off limits il Monte dei Paschi, anche quando ero al governo con il governo giallo-verde, quindi eravamo, diciamo così, azionisti di maggioranza, no? Non adesso parte del governo insieme con tutti, ecco, diciamo all'epoca eravamo pure azionisti di maggioranza, e dal tesoro ci veniva detto che del Monte dei Paschi noi non ci dovevamo occupare, che ci pensavano loro. Bene, cioè, evidentemente non ci hanno pensato abbastanza. L'Unione Europea che farà secondo lei, insomma, che atteggiamento si aspetta, insomma? Ma, grazie a Draghi. Io sinceramente, dopo aver visto che in Europa sono state fatte ogni genere di porcherie con le banche, non so, vorrei ricordare, tanto per dirne una, che i virtuosi olandesi si sono nazionalizzati una banca che si chiama SNS, espropriando i risparmiatori di alcune obbligazioni, e adesso sono sotto procedura dal loro stesso tribunale, dove dovranno restituire con gli interessi tutto quanto hanno fatto, e l'Unione Europea non ha mica detto niente, cioè tuttora il governo olandese è proprietario della banca SNS, nonostante un sacco di offerte, sta aspettando con la massima tranquillità che arrivi quella giusta, e magari non arriverà mai. Intanto la banca è stata rimessa in piedi e macina profitti. Per cui veramente io faccio fatica a comprendere come può essere che un qualcosa venga consentito a uno Stato e non venga consentito a noi. Tutti dicono che ormai siamo riusciti ad avere noi il pallino dell'Europa, siamo noi che controlliamo tutto, adesso che con Draghi è diverso, vediamo se riusciamo a mettere in campo questa nuova credibilità, perché altrimenti sarebbe inspiegabile, insomma, cioè, ecco, perché l'Olanda può fare una cosa e l'Italia no. Certo. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, come sempre. Grazie all'onorevole Claudio Borghi, economista, esponente della Lega. Grazie ancora, onorevole. Grazie a voi.